All'aperto sarebbe stato meglio, era la cifra della nostra campagna elettorale, il modo di rivolgerci alla città, ma è piovuto fino a pochi minuti fa e quindi non ci siamo organizzati. È semplicemente un modo per dire grazie, è semplicemente un momento per dire ce l'abbiamo fatta. Non è la vittoria di Rita Rossa, è la vittoria di tutte le donne, gli uomini, le ragazze, i ragazzi, tutti coloro che hanno partecipato a questa campagna elettorale, candidandosi, sostenendoci, lavorando, accrescendo giorno per giorno il sostegno alle nostre proposte, agli incontri, ai confronti, all'ascolto con la città. È una fatica che dura da anni, è una resistenza che tanti hanno fatto qui in questo palazzo, è il frutto della fatica di molti. Adesso questo è il punto di arrivo, è la fine della campagna elettorale, ma è l'inizio di un impegno per la città, è l'inizio di un impegno che ancora più di prima ci deve vedere pronti ad essere fermi sui nostri valori, fermi sui nostri principi, fortemente ancorati alle nostre tradizioni, ma pronti a rappresentare tutta la città. Noi siamo la maggioranza di tutta la città, noi guardiamo al futuro con il vento del passato che sospinge e espira in modo positivo, sapendo innovare, sapendo tenere a mente quei valori antichi che vanno tradotti a favore della nostra, non solo della nostra città e della nostra popolazione, sapendo che il nostro impegno primario sarà risanare il bilancio, ricostruire Alessandria, mettere in sicurezza i servizi, dare strumenti positivi ai nostri cittadini, amministrare bene il bene comune, sapere che la cosa pubblica non deve prevedere occupazione proprietaria da parte di nessuno. Il Palazzo Rosso, come gli altri palazzi pubblici, devono essere palazzi di vetro, devono essere aperti a tutti, le porte di questo androne vanno tenute aperte, dobbiamo ricostruire un patto di fiducia e di ottimismo. Siamo pronti a ritornare da domani in mezzo alla gente, alla nostra gente, siamo pronti a costruire quella trasparenza, quella correttezza di rapporto di cui Alessandria ha bisogno, siamo pronti a leggere anche il dato dell'astensionismo come un impegno forte per ricostruire la bellezza della politica, per ricostruire l'idea che la partecipazione deve essere il terreno su cui ricostruire anche la credibilità delle istituzioni. A riportare la legalità in questo Consiglio Comunale nella città.